del quartiere naturalmente. E a suoni tamburi, voci e ritmi di musica esterni, allieteremo il vostro udito da sere vecchie fino a campi aperti. Ecco a voi la scamiciata, se da un lato parte un'onzella che balla e che canta, dall'altro la risposta è un fuoco che incanta. Se per le strade tarante e tamburiate non potete che adorare, da pirati saraceni, con sulle spalle vi dovete ben guardare. E perché si sa, soltanto un umiliatore è quel che siamo, ma è vero anche che ci facciamo prendere un po' la mano. Ecco a voi la scamiciata, l'evocazione storica, la rievocazione storica ormai è accaduta, quantuno direbbe. Grasso del divertimento e dello scambio culturale, secondo noi sarebbe, con giochi, musica, canti e tanto più. Non state sgregatevi in casa, unitevi anche a noi orsù. Vi assicuriamo che ne vedete tutti i colori, popoli in festa, turchi bellici e impetti signori. Ecco a voi la scamiciata! Gli stendardi, lo stendardo di Tollo, gli amici di Tollo ormai sono di casa qui a Fasano, sono 11 anni che vengono qui a Fasano per festeggiare con noi questa grande, grande festa, con il loro gonfalone che ricordo è medagliato perché Tollo fu distrutta completamente durante la guerra. Quindi una grande storia di questa piccola cittadina in provincia di Chieti. Il gonfalone della città di Fasano, le autorità civili e militari che saliranno qui sul palco. Saliranno sul palco e ve li presenterò, i turisti in prima fila. Quest'anno sono due coppie che vengono dalla provincia di Bergamo, sono ospiti qui a Fasano. Questa sera seguiranno la cerimonia appunto in prima fila sul palco e poi li accompagneremo e gli offriremo una cena caratteristica nel nostro splendido centro storico.
ecco le truppe cristiane della battaglia tra tutti i cristiani di Tollo. E il vessillo invece dei saraceni di Turchi, e secondo antica tradizione gli assalti dei Turchi sono ben 4, sono assalti dei Turchi alla torre che viene retta ogni anno nella piazza di Tollo presso la chiesa parrocchiale. I saraceni sono quasi riusciti a salire sulla torre quando miracolosamente le campane cominciano a suonare e in cielo appare la Vergine. Sulla torre appare un angelo, la città di Tollo è salva.
storico sta per entrare in piazza la rappresentanza del corteo storico della Scamiciata. Del gruppo degli Archi Ruggeri di Cava dei Tirreni, domani saranno al completo e vedrete e faranno delle cose meravigliose, sono veramente eccezionali.
fa passare un'ambulanza. Liberate immediatamente la via. Colei che narrano le cronache apparve in cielo per aiutare i casanesi alla vittoria. Davanti al vessillo della Madonna, il luogotenente che guidò e addestrò i giovani casanesi per la difesa della città, il luogotenente che aiutava in prima fila assiduo e giunto da Trento. Thank you.
prego la dottoressa Emilia Ciccone di portarsi al centro qui del palco il sindaco, il portatore delle chiavi, consegnerà il cuscino alla dottoressa, la quale consegnerà le chiavi ai figuranti della scamiciata. Le chiavi resteranno nelle mani degli scamiciati per tutta la giornata della festa di domani. Adesso le chiavi verranno mostrate al popolo di Casano e domani sera verranno deposte nelle mani delle effigi dei santi patroni. All'inizio di via del Bali proprio dal popolo di Fasano per ricordare questa grande pagina di storia locale. Popolo di Fasano, salute! Il giorno 2 del sesto mese dell'anno 1678, 400 musulmani, salpando da Santa Maura e Lepanto, in 5 barcacce da pirati, inaspettatamente approdarono in questi nostri lidi, vicino ai fiumi. 100 di essi restarono a guardia delle barche. Gli altri 300 discesero alla spiaggia e, tra il silenzio della notte, al chiarore della luna, penetrarono in Fasano ed invasero il borgo non solo e la piazza maggiore, ma pure la vecchia terra. Dall'infrangersi delle porte, dagli ululi di quegli africani, dal fragore delle armi, i cittadini, scossi dal sonno e rianimatisi alla difesa, si batterono dai tetti delle case, dalle finestre, altri con gli schioppi, altri con pietre. Fingendo i turchi di fuggire, i cittadini li inseguirono nella sottoposta vallata, ove per un'intera ora, a corpo, incerti nell'esito, lottarono, finché caduti 21 di quegli infedeli morti per terra e feriti molti altri, si abbandonarono a precipitosa fuga. Più che al proprio valore, i cittadini attribuirono la loro vittoria all'aiuto possente della Vergine Santissima Immacolata e dei titolari della terra, San Giovanni Battista e Santo Stefano. Ricorrendo il glorioso fatto d'armi, vi invitiamo alle solenni celebrazioni per ricordare il valore ed il coraggio dei nostri padri. Thank you.
del Teatro Stabile di Alberobello che hanno accompagnato anche loro il canto. Anche loro ormai amici carissimi di Fasano e della Scamiciata. Dove in processione poi verranno qui in piazza per intronizzare le immagini dei santi patroni che resteranno qui in piazza per tutti i giorni della festa. Segno tangibile dell'amore dei fasanesi, l'amore filiale dei fasanesi verso i loro protettori. Per questa grande festa patronale che dura, come sapete, 4 giorni, i cui festeggiamenti sono a cura del Comitato Giugno Fasanese e del Comitato Festa Patronale. Bessano, insieme a gruppi folk di Pisticci e di San Giovanni in Galdo, provincia di Campobasso. Il grande corteo storico avrà inizio intorno alle 18.30, partirà dalla Villa Comunale, seguirà tutte le strade della città per poi ritornare qui in Piazza Gioia, dove ci sarà il rito dell'omaggio della spada ai patroni, dei fiori da parte del popolo, e poi a seguire lo spettacolo degli archibugieri di Cava dei Tirreni, bellissimo qui in piazza, e poi ancora a seguire lo spettacolo dei gruppi folk su questo palco domani sera. Domenica e lunedì continuano i festeggiamenti della festa patronale con le bande, i concerti di musica leggera, il concerto di Fabio Concato lunedì. Sta lasciando la piazza il corteo storico di Tollo. Thank you.
dei tollesi sui turchi. Per domani, per il grande corteo storico della Samiciata.